Buon pomeriggio a tutti, sono Di Luca Marino, responsabile dell'area tecnica della SIM, Scuola Nazionale di Pesca a Mosca. Siamo felici di essere presenti anche quest'anno al Pescare Show e quest'anno siamo ulteriormente più contenti perché presenteremo una novità nell'ambito della pesca a mosca, una novità che riguarda un'applicazione nata per trasformare i movimenti che solitamente facciamo quando facciamo le nostre attività di didattica nella scuola, trasformarli in dati, in report. Siamo molto felici che questa applicazione, osservandola per la prima volta qualche mese fa, sembra sia nata e fatta apposta per la nostra tecnica, per la TS, per quello che viene insegnato alla SIM. Io non mi dilungherei più di tanto perché abbiamo tante cose da farvi vedere e in particolare adesso darò la parola agli autori di questa splendida applicazione che sapranno illustrarvi meglio di me. Grazie mille Marino, buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza. Abbiamo oggi la presentazione di un sistema nuovo, una nuova tecnologia che abbiamo realizzato negli ultimi 2 anni. La nostra azienda ha un'esperienza di ormai 25 anni nel settore della misura, quindi facciamo applicazioni e sistemi di misura inizialmente in ambito cartografico, quindi siamo partiti da sistemi di misura da immagine aerea e satellitare, e tutta l'esperienza che si porta dentro l'azienda è stata riversata 6 anni fa in un settore sportivo, nello sport golf, e abbiamo realizzato un sistema di nome Capto che è un'eccellenza a livello mondiale. Il nostro sistema è un sistema basato sui sensori, come vedete qui nell'ambito della pesca, e questi sensori intelligenti insieme a un'applicazione e quindi tanti calcoli ingegneristici riescono a darci fedelmente accelerazioni, velocità, angoli di cui tra poco vi parlerà l'ingegner Menci. La nostra azienda ha avuto un'esperienza nel settore della pesca l'anno scorso, abbiamo presentato a Budapest alla manifestazione EFTEX il sistema che era a livello prototipale a giugno dello scorso anno. Abbiamo avuto tantissima soddisfazione e grande successo, siamo stati premiati come miglior prodotto tecnologico e come miglior prodotto per la pesca a mosca. Quindi l'azienda ha avuto già un riconoscimento importante la scorsa estate. Sulla scia di questa bellissima esperienza e soddisfazione abbiamo deciso di continuare a investire nell'ambito della pesca e abbiamo avvicinato, ci hanno avvicinato loro, la SIM, la Scuola di Pesca a Mosca, e abbiamo avviato questa collaborazione per la messa a punto. Loro ovviamente hanno un'esperienza grandissima nel lancio, noi abbiamo un'esperienza grandissima nell'ingegneria e nelle misure, e quindi questa partnership ha dato alla luce, vi presentiamo oggi, la prima versione del sistema eFly. Quindi un sistema per l'analisi del lancio, dedicato alla pesca a mosca. Passerei la parola all'ingegner Menci, l'ideatore e il capo della produzione della nostra azienda, per descrivervi inizialmente cosa c'è dentro i sensori, perché siamo così attenti, perché ne abbiamo messi 4. E poi faremo la ripresa, quindi vi faremo vedere come si esegue un'analisi. Marino eseguirà il lancio, Francesco con l'iPad registrerà questa sessione e poi guardiamo insieme l'app, i parametri che possiamo vedere e quali sono i valori importanti, ecco, per migliorare nel lancio. Grazie a tutti e buonasera, sono molto felice di vedervi qui e sono veramente felice della nostra collaborazione iniziata con la scuola di pesca mosca. Vi rubo pochi minuti per spiegarvi idealmente e concettualmente che cosa contiene il nostro sistema, meglio come è configurato il nostro sistema. Vedete che Marino è dotato di alcuni sensori, questi sensori sono disposti in punti strategici che consentono di misurare con accuratezza
quelli che sono i movimenti fondamentali durante le fasi di lancio. Ognuno di questi sensori è di fatto un sistema inerziale. Il sistema inerziale che cos'è? Sono quelli che consentono agli aerei di stare in volo e di non precipitare, quelli che fanno volare correttamente i droni e quelli che consentono di sapere istante per istante qual è l'orientamento dell'oggetto nello spazio. E noi di quale oggetto vogliamo conoscere l'orientamento? I vari arti che compongono, le varie parti di arto che compongono il movimento, quindi braccio, avambraccio, la canna e il braccio sinistro. Nella prossima versione del nostro sistema ci sarà un altro sensore sul braccio sinistro. Quindi alla fine saranno 5 sensori che collaborano tra di loro in maniera tale da poter ricostruire il movimento. Ma allora uno si pone, e poi andremo sul pratico, uno si pone il problema: ma perché è così importante conoscere il movimento che facciamo? Cioè riuscire a dare una quantificazione, a misurare come ci muoviamo. Dovete rendervi conto del fatto, e ve ne rendete conto sicuramente da sole, del fatto che quando ci muoviamo nello spazio non abbiamo una percezione ideale di quello che veramente stiamo facendo. Dimostrazione di questo è che se noi ci facciamo riprendere con un video, non ci riconosciamo nei nostri movimenti, ci vediamo un po' diversi. Perché? Perché pensiamo di fare una cosa e in realtà ne facciamo una un po' diversa. Ma ancora di più, il passo in avanti che è importante fare è avere un'oggettivazione, sapere esattamente quali sono i parametri di misura che compongono il nostro movimento, quanto siamo andati più o meno curvi, più o meno lineari in una certa direzione, qual è stato il punto in cui abbiamo sollecitato maggiormente il nostro movimento, quindi abbiamo impresso maggiore o minore velocità, i piani che abbiamo tenuto durante il movimento nelle varie fasi di lancio e così via. Per questo è importante quantificare. Poi diamo noi una bontà, un giudizio sulla qualità, sulla bontà del lancio? Assolutamente no. Il nostro sistema è un sistema di misura, è un sistema che rende oggettivo quello che si vede e quello che si fa. Poi sono gli esperti, i tecnici, che interpretando questi parametri riescono a dare delle quantificazioni e delle qualificazioni. Una parte interessante è quella che noi chiamiamo compare, cioè la comparazione fra che cosa? Fra un template, che è il template, è il modello a cui ci si riferisce, e quello che si sta in quel momento acquisendo. Ipotesi, se l'istruttore o gli istruttori intendono realizzare dei lanci campione, questi lanci campione vengono presi come riferimento, e poi lo vediamo, per poter comparare e sovrapporre i due movimenti, cioè il movimento dell'allievo e il movimento del maestro. Però adesso noi abbiamo, siccome abbiamo qui un grande maestro, allora lui ci farà vedere qualcosa con il sistema. Grazie mille. Dunque, in questa fase, questa è la prima fase, la fase iniziale, dovremmo attaccarci. La fase iniziale, il lanciatore si dispone in una posizione che vedete, è una posizione di riferimento, con le braccia distese verso il basso, in posizione naturale, e la canna orientata verso la direzione del target. In questo momento si fa la calibrazione del sistema, cioè i movimenti e gli orientamenti sono calcolati rispetto a questa direzione di riferimento. Inizia la fase di registrazione, che prevede di inquadrare anche con il video il pescatore che sta lanciando. Al termine dell'acquisizione della serie di lanci viene effettuato il calcolo dei dati che sono stati acquisiti e quindi abbiamo la possibilità di passare alla visualizzazione dei dati stessi. Ecco che come abbiamo modo di vedere, abbiamo sulla parte superiore l'immagine acquisita frame a frame, significa
fotogramma per fotogramma, e man mano che ci spostiamo con il cursore in basso, che rappresenta la scala del tempo, vediamo rappresentati su grafico alcuni parametri. Questi parametri che cosa sono? Sono i valori che sono stati ricostruiti per via analitica del movimento del pescatore che il pescatore ha svolto nello spazio. Scusate. Vediamo, per esempio in questo caso è stato selezionato il tip front in curva rossa. Che cosa significa il tip front? Significa quanto la punta si muove in avanti e indietro rispetto alla posizione del pescatore. Questa è la linea dello zero. Questa, quando la curva va sopra, significa che siamo avanti. Quando la curva va sotto lo zero, significa che siamo dietro rispetto alla linea del pescatore. Ci sono tantissimi parametri che possono essere selezionati, come vedete, che sono relativi appunto alla punta, che sono relativi al calcio della canna, e questi abbiamo, per ciascuno di questi abbiamo i riferimenti su tre dimensioni, cioè come ci si sposta frontalmente, come ci si sposta lateralmente e come ci si sposta verticalmente. Quindi idealmente quando parliamo per esempio di calcio della canna, noi possiamo sapere il calcio della canna in ogni istante dove si trova rispetto allo spazio, quindi quanto si trova avanti o dietro, quanto si trova a sinistra e a destra e quanto si trova in alto e in basso. Capite che potendo conoscere queste informazioni, praticamente delle parti fondamentali del lancio, delle geometrie fondamentali, quindi della spalla, quindi del gomito, quindi del calcio della canna e del tip, noi possiamo conoscere la traiettoria di qualsiasi parte, in qualsiasi istante, di qualsiasi parte geometrica che compone il lancio. Vuol dire così? Con questa... Naturalmente rispecchia proprio, e se è un programma nato per l'ATS, come dicevo prima, rispecchia proprio i fondamentali del lancio, cioè il piano di lancio, il rispetto del piano di lancio nel lancio indietro in avanti, la linearità, la spinta, la posizione della canna nell'attimo nella nascita del loop, quindi alla massima velocità. Possiamo passare, dopo che abbiamo visto la rappresentazione grafica di quello che è il movimento, quindi per chi sa leggere bene i grafici è veramente intuitivo e immediato capire come ci stiamo muovendo, ma c'è anche una rappresentazione, diciamo, per mezzo di un avatar che rappresenta il movimento sintetico ricostruito sulla base dei sensori. Questo fa capire quali sono i vari momenti, i vari istanti in cui sono state svolte certe azioni. È possibile identificare alcune curve fondamentali, alcuni parametri fondamentali. In questo caso rappresentiamo la superficie che è costruita nei vari istanti del movimento della canna nello spazio. Come vedete, c'è una parte di linee che sono in giallo, la parte di linee che sono in verde. Quelle che sono in giallo sono le linee costruite durante il back e quelle in verde durante il forward. È interessante seguire ciascuna linea, perché ciascuna linea ci dice in ogni momento come la canna era inclinata nello spazio. Quindi se noi vediamo che le linee per esempio verdi, quelle nel forward, sono nella parte, diciamo, del calcio più avanti rispetto a quelle del tip, vuol dire che è un movimento di questo tipo. Quindi, diciamo, c'è una rappresentazione precisa e esatta di quelli che sono i parametri. In questo caso vediamo quali sono i due piani fondamentali che sono stati descritti nella fase di lancio. E i piani fondamentali come vengono calcolati? Vengono presi tutti i punti che fanno parte della parte di back, tutti quelli che fanno la parte di forward, vengono messi insieme e ci viene calcolato un piano che meglio interpola, che meglio, diciamo, rispetta tutti questi punti. Vedete, questi sono due valori numerici,
52 e 47 sono le inclinazioni dei piani rispetto alla verticale, 52 e 47, quindi siamo... Sì. Un altro parametro importante è la velocità. La velocità durante il movimento, la massima velocità è quella che dovrebbe essere coincidente con il punto, diciamo, di massima verticale, se vogliamo massimizzare la verticalità di lancio. Quindi sapere dove si svolge, vedete il punto giallo e il punto verde, il punto giallo è la massima velocità nel back, il punto verde è la massima velocità nel forward. Come vedete, in questo caso un lancio fatto benissimo, questi due punti sono proprio sopra la verticale rispetto al pescatore. Significa che il pescatore ha creato la massima velocità in questo punto dietro e allo stesso modo, allo stesso punto, avanti. Nella teoria diciamo del lancio della balestra, o meglio della catapulta, direi, forse meglio ancora, della catapulta, si dimostra che si ottimizza la distanza di lancio se la massima velocità la si ha proprio nel punto verticale rispetto alla posizione, diciamo, dell'asse di rotazione. Adesso, in questo caso, noi vediamo la scala dei tempi. La scala dei tempi che cos'è? La scala dei tempi ci indica la densità dei punti gialli e verdi, corrisponde a qual era stata la velocità nel back e nel down e del forward del lancio. Il che significa che siccome un punto viene messo ogni decimo di secondo, tanti più sono i punti e tanto più lenta è il movimento, tanto meno sono i punti, tanto più veloce sarà il movimento. Viene calcolato il tempo nell'up e il tempo del forward. Significa che l'up time in questo caso è 0,75 secondi, il forward time 0,69 secondi e il tempo è tecnicamente definito come il rapporto fra il back e il forward. Quindi un tempo maggiore di 1 significa che nel back si è stati più veloci che nel forward, un tempo minore di 1 e viceversa. Questa è la rappresentazione geometrica dei nodi con il loro orientamento nello spazio. Queste sono, diciamo, le tre terne che rappresentano come ciascun nodo ruota nello spazio durante il movimento. E come vedete, in questo caso si ha una piccola rotazione attorno all'asse di un nodo rispetto all'altro, il che significa che non c'è stata operazione di rotazione assiale. Quando c'è la rotazione assiale c'è uno strumento apposito che consente di calcolare il twist, cioè qual è stata la rotazione attorno all'asse della canna. Sì. Viene stampato un report che poi è possibile condividere attraverso, diciamo, gli strumenti classici dello sharing, nel quale vengono riportati i valori fondamentali. Poi questi, diciamo, sono valori che possono essere customizzati, significa sul report andranno a finire i valori che l'istruttore decide che vadano, e è una sintesi grafica molto efficace di che cosa? Della parte della serie di lanci che è stata identificata per fare lo studio. Per esempio, in questo caso vediamo quali sono per il tip, per il calcio, per il gomito, per la spalla e per la sinistra, quali sono le curve. È importante vedere come queste, diciamo, si compongono. Gli esperti hanno già cominciato a dare le loro interpretazioni molto, molto approfondite, e magari se vuoi ci puoi dare anche qualche dritta tu. No, ecco,
per esaminare bene il report, ecco, è bene che per renderlo fruibile agli utilizzatori, agli allievi, è bene che consigliavamo stamattina all'ingegner Necci e a Francesca che è molto importante che i dati siano reali proprio, in modo che se io rispetto una certa linearità sul lancio, e questo lo vediamo dal sensore del boot, gli facevamo notare che l'amplificazione che elabora il sensore sul tip era leggermente amplificato, per cui non davano gli stessi dati, per cui ci siamo sentiti e abbiamo condiviso la cosa di renderlo un po' meno amplificato, in modo che il movimento sia proprio, corrisponda al naturale di quello che facciamo. Perché se io mi muovo in questo modo e il sensore del boot mi dice che sto seguendo una linea più o meno su una traiettoria angolata, altrettanto deve fare il sensore del tip. Se io facessi quest'altra cosa con la flessione e con la rotazione del polso, è naturale che il sensore mi rilevi quello che sto facendo, però se io tengo il polso fermo e faccio il massimo per ottenere questa linearità, è bene che il sensore rispecchi quello che facciamo. Perfetto, quindi diciamo... Quindi sicuramente è importante confrontarci, per noi che siamo ingegneri e non siamo tecnici del lancio, è importante questo confronto con gli esperti del lancio, perché ci danno anche delle dritte su quali sono i parametri più importanti da evidenziare rispetto a quelli che invece possono essere anche forse più trascurabili. Ecco. Un aspetto interessante è quello del confronto di cui parlavamo precedentemente. Quindi possiamo identificare due lanci, uno effettuato da un maestro, da un istruttore, l'altro effettuato da allievo, oppure dalla stessa allievo in due fasi diverse della sua preparazione tecnica. Dopodiché sincronizziamo quelli che sono i due inizi e due fine di ciascun lancio e vediamo nella parte in alto la sovrapposizione dei movimenti del lanciatore di riferimento rispetto al lanciatore che sta in quel momento imparando la tecnica di lancio. Quindi questo ci consente di avere un'analisi spaziale di quali sono le differenze tra i due movimenti. Cosa piuttosto interessante, perché siccome i due sono sincronizzati temporalmente, cioè la scala del tempo è la stessa, abbiamo la possibilità di identificare esattamente in quale punto l'allievo rispetto al maestro compie e in quale momento compie un movimento differente. Tutto questo, anche questo, è riportato su grafico, è riportato su un report che ci consente di fissare in quel momento, in quell'istante, lo stato di preparazione dell'allievo. Mancano 5 minuti alla fine del nostro tempo e quindi è lecito chiedere se ci sono delle domande, richieste di approfondimento, di spiegazione. Noi siamo qui per... No, non sarebbe il caso di fare per l'allievo una cosa più semplice, più semplice da capire? Per esempio, l'avatar che ci hai fatto vedere prima, non si potrebbe fare non dal maestro o dal maestro assieme all'allievo e vedere contemporaneamente quello che sbaglia l'allievo rispetto al maestro?
Allora, attualmente il compare, quindi questa fase comparativa, consente di scegliere un modello e confrontarlo con un lancio. Se il modello è il nostro istruttore, avremo istruttore con lancio. Altrimenti ci può essere sempre allievo la settimana scorsa con allievo questa settimana. Quindi è un confronto libero tra lanci. Riguardo la prima osservazione, che i numeri sono tanti, i grafici e l'avatar possono essere complicati, ci hai letto nel pensiero, perché abbiamo proposto, e magari dopo allo stand ve lo possiamo far vedere, una soluzione semplificata. E si chiama eFly Express. In questa modalità non abbiamo quattro sensori, ma ne abbiamo uno solo che si monta sulla canna, e grazie alla registrazione video di un iPad utilizziamo degli algoritmi di fusion, di visione, e quindi la visione più l'analisi di un sensore ci consente di dare comunque dei parametri fondamentali. Quindi ci sarà una linea semplificata e una linea più professionale, diretta a chi fa istruzione, a chi fa scuola, per avere un'informazione più dettagliata. Ci sono altre domande? Tanto grazie della spiegazione. E volevo capire, nei sensori ci sono dei giroscopi o ci sono altre cose? Cioè, cosa va effettivamente a misurare e poi a trasporre i nostri movimenti in dati digitali? Grazie. Allora, si tratta appunto di sensori giroscopici. All'interno ci sono, veramente ci sono 14 sensori. Sono 3 giroscopi, 3 accelerometri, ci sono 3 magnetometri, sensori della temperatura, della pressione, che servono per la taratura dei valori, e c'è dentro un processore. Ciascuno di questi sensori è veramente un computer che svolge i calcoli già lui, e scarica sull'iPad o sulla device, scarica i dati già cotti sostanzialmente. Sono i sensori che appunto ci consentono di stabilire questo orientamento nello spazio, che è una cosa piuttosto, diciamo, diffusa, perché anche i nostri telefonini sanno, hanno all'interno un sistema inerziale, però c'è tutto un problema di accuratezze e un problema di frame rate, cioè di densità di dati. Noi qui dentro lavoriamo a 600 Hz, significa che ogni secondo 600 volte mandano i loro dati ciascuno di loro. E poi è una questione proprio intrinseca di accuratezza, perché sono sensori studiati per il settore aeronautico e riportati nell'ambito, diciamo così, civile e ludico, nel nostro caso, di divertimento, ecco. Sì, in risposta a quello che chiedeva il signore, allora, noi utilizziamo questo sistema praticamente da 2 settimane, quindi non è tantissimo, e vi posso assicurare che la prima volta che l'abbiamo visto, effettivamente anche a noi ci ha dato un pochettino l'impressione di cui parlava lei, perché appena vediamo tutta questa mole di dati uno rimane un pochettino anche impressionato. In realtà vi posso dire, da utilizzatore che è molto più friendly, è molto più utilizzabile di quello che può sembrare. E poi chiaramente i dati sono tanti, però poi ogni scuola è libera di, in base agli istruttori, deciderà quali sono i canoni da rispettare, le linee guida, e quindi non necessariamente è necessario tutto. Quindi insomma, ognuno poi la personalizza, ecco, questo era quello che vi volevo dire, tutto qua. Grazie a tutti, complimenti, è veramente geniale. Il mio quesito è: c'è modo di capire attraverso i sensori se con il nostro movimento e con quel movimento specifico è realmente il movimento giusto, il più corretto possibile per l'attrezzo che stiamo utilizzando? Allora, dunque, ci sono dei criteri fisici che sono criteri di carattere generale, cioè stabilire per esempio il criterio della minima energia, esempio,
se riporto, se traccio con la mia canna una traiettoria che non è una traiettoria rettilinea, ovviamente dissipo energia, ma questa dissipazione di energia in molti lanci è richiesta. Perché? Perché serve effettuare dei loop. Questo che cosa significa? Che non esiste, no, una scienza esatta in generale, esiste una scienza esatta per quel tipo di tecnica che si intende applicare. E allora questo ci dà modo di capire anche la tecnica che proponiamo, quali vantaggi porta e quali eventuali piccoli svantaggi che possono essere migliorati. Poi l'altro aspetto, in questo momento noi non possiamo discriminare tra un'attrezzatura e un'altra. Noi analizziamo il movimento biomeccanico, poi il movimento biomeccanico si trasforma in un esito, un buon lancio, un lancio corretto, un lancio sbagliato, però questo è frutto non solo del movimento biomeccanico ma anche dell'accoppiata pescatore canna, coda di topo e coda di topo finale e così via. Quindi considerando poi che noi ci troviamo ad operare fortunatamente in un ambiente, in un environment che non è mai uguale, quindi cambia il vento, cambiano le condizioni, cambiano l'umidità, tutti aspetti che dal punto di vista squisitamente meccanico fanno cambiare, è quello che rende bello e interessante la pesca, perché ci costringe ad adattarci alle condizioni ambientali, cioè c'è la pianta, non c'è la pianta, passiamo sotto, passiamo sopra. Quindi, però per fare questo, di che cosa dobbiamo conoscere? Dobbiamo conoscere come ci muoviamo, come riusciamo a gestire le diverse situazioni. E io credo che, ecco, noi abbiamo il nostro, stiamo dando il nostro piccolo contributo per aumentare questa conoscenza. Non so se ho risposto alla tua domanda. Certo, il sistema ti consente di capire queste cose, ti consente di capire le traiettorie, quindi di capire quale punto di massima velocità, quindi capire quello che stai facendo, ma più che altro capire se quello che stai facendo è congruo a quello che ti aspetti di fare. Allora, se tu dici io mi aspetto di fare questa cosa, la faccio veramente? Cioè, probabilmente quando mi rivedrò in video dico mannaggia come ero brutto, mi sono mosso peggio di come pensavo. E la stessa cosa succede quando peschi o quando fai un'azione dinamica, biomeccanica di qualsiasi genere, quello che fai non è che quello che pensi di fare. Allora serve qualcuno che ti registri, che registri la tua capacità, la tua di fare quello che veramente pensi di fare e ti dia modo di verificarlo. Questo. Grazie. Voglio ringraziare a nome della scuola l'ingegner Necci e con tutto il suo team per la fiducia accordataci e per la bellissima collaborazione nata in questa occasione. Grazie.